Eccoci qua ragazzi nella recensione del nuovo caricatore che mi è arrivato. Infatti era quello il contenuto della scatolina magica di cui tanto si parlava. Questo qua. Questo a prima vista sembrerebbe un normalissimo caricatore. Forse non, dal rumore capirete che non è monofilare perché fa la classica maracas, quindi l'unica possibilità è che sia un flash magazine, quello che è infatti. Come vediamo qui c'è la classica rotellina interna, scusate, il filo metallico con la campanina di plastica che parte via raggio. Ora, parliamo un po' di questo caricatore. Mi è arrivato dal sito Nitto Software, appunto, dalla quale era l'ultimo rimasto, tempo fa appena l'ho ordinato, appena ho visto che era disponibile, l'ultimo, ho chiesto al negoziante. L'ho comprato all'istante, non ci ho pensato neanche un secondo, ho detto deve essere mio, e infatti è arrivato. Questo caricatore è stupendo, spara che è una meraviglia. Anzi, devo dire ragazzi, mi ha cambiato davvero la vita da soft gunner quasi. Lo so che è strano da dire, però è una roba stupenda. Questo caricatore, solitamente io giro la rotella, cioè ormai l'abitudine ha preso, cioè è la normalità per me girare la rotella. Con questo caricatore non dover star lì a ricaricarmi volte ogni 5 minuti a tirare la cordicella, scusate, a girare la rotella è una roba eccezionale. Io posso sparare tutti i colpi nel mio caricatore e sto tranquillo che non devo star lì a girare una rotella, mentre gli altri nemici, ovviamente gli avversari, stanno ricaricando come dei dannati la rotella. Io basta che li aggiro e li sommergo di colpi. Quindi è un caricatore eccezionale. Sono arrivati da poco in Italia. Questo è della Bravo Equipment, una marca che ho conosciuto da poco, sempre grazie a Nitto Software. Quindi la stessa dell'RRV, per intenderci praticamente. Quindi cosa c'è da dire di questo caricatore? Cosa molto particolare è il peso. Allora, se mettiamo diciamo, a confronto questi tre caricatori, vedremo il classico standard traslucido della Royal che ti danno, danno appunto in dotazione col fucile, quello Royal che si compra a parte opaco, e questo qui. Ora, all'aspetto, questo qui, vabbè, con la fotocamera non si vede molto, però ha un colorito più grigiastro. Inoltre, se dovessimo paragonare i pesi a vuoto e a pieno, in ogni caso questo pesa la metà di questo. Non so spiegare il perché, forse le plastiche e i polimeri sono molto più leggeri, ma sono sempre molto solidi. Un'altra cosa, forse un piccolo contro di questo caricatore, è appunto sono gli attacchi e l'imboccatura, che risulta essere un po' più grandicella e fa un po' fatica ad entrare nel fucile. Io vabbè, ho un Jingong, però considerando che negli altri caricatori, in quello di serie, riesce a collegarsi bene agli attacchi, questi qui un po' meno, è un ottimo caricatore. Anche se lo inserite male, dà problemi di pescaggio, ma se lo riuscite a inserire alla perfezione, potrete sparare tranquillamente tutti i colpi contenuti in esso. La capienza è sempre intorno ai 470 colpi, quindi siamo sempre sui quasi vicino ai 500. Nonostante ci sia tutto il meccanismo qui nella parte bassa, ma non è più grande di un caricatore normale, infatti è praticamente la stessa cosa. Cambia solo il colore, appunto la dimensione millimetrica dell'imboccatura. E a parte questo, è un acquisto che consiglio a tutti. Scusate, nella descrizione metterò il link dove l'ho comprato, il prezzo e tutte le informazioni. Ora vi lascio a un test di tiro e ci vediamo nel prossimo video. Eccoci qua giunti al poligono, ho dovuto cambiare fotocamera, sto usando il cellulare perché la mia carissima Coolpix ha deciso di fottere le batterie più rapidamente del solito, quindi mi scuso già in partenza per la qualità adesso del video, però purtroppo i mezzi sono quelli che sono e la fotocamera HD non è ancora arrivata, quindi tocca pazientare ancora per un po'. Quindi adesso effettuerò il test di raffica con il caricatore Flash Magazine, un test molto rapido giusto per concludere il video. Test da 20 metri.
Eccoci qua ragazzi, il set da 20 metri ha dato i suoi frutti. Ora vi lascio giudicare a voi dalle immagini. Guardate qua, secondo voi da 20 metri, anche un po' di più, un avversario sarebbe rimasto ancora in piedi dopo tanti colpi? Io non penso.